Non so cominciare. Ecco, buonasera a tutti. Riprendiamo i nostri lavori. Ieri è stata la giornata dell'economia. Ma è indubbio che un'economia senza energia è molto difficile che possa funzionare. Fin dal tempo dei greci, energia è tutto ciò che è necessario perché, già cominciando dalla parola umana essa possa essere efficace. Marco Alverà non è soltanto l'emblema di ciò che di migliore ha la Serenissima come storia e come presente, ma anche una eh, straordinaria, direi, vicenda professionale di studi che lo fa essere come sognavano gli uomini del Settecento, un perfetto Weltman. Quindi da un lato la sua nascita a New York, poi i suoi studi che l'hanno portato nelle sedi più importanti in Europa, in particolare Oxford, ma anche un'esperienza professionale importante nelle sedi dove si decidono un po' le sorti della nostra economia presente, la sua valutazione come Goldman Sachs, poi anche da noi l'ISPI e eh, una serie di iniziative nelle società non solo italiane che si occupano di energia, ma particolarmente come descrive il suo primo libro La rivoluzione idrogeno. È un fervido sostenitore non teorico ma anche attraverso la strumentazione pratica alla quale affidarci per arrivare a dei risultati delle energie green, ciò di cui abbiamo bisogno. Oggi è appunto necessario passare di lì, stamattina. Nel seminario Lucrezia Reichlin ricordava che provvedimenti recenti della Comunità Europea obbligano, a dei pro... obbligano le grandi società a dei protocolli eh, che, eh, diciamo così, sono sottoposti a dei vincoli appunto eh, green, diremmo globalmente. Il secondo libro zero è anche l'emblema con il quale egli ora ama presentarsi e quindi eh, vediamo come eh, egli ci propone questa etica della nuova libertà energetica. Anche stamani e ieri Luigino Bruni richiamava il difficile rapporto tra etica e economia, ma anche l'obbligo sempre più evidente di, eh, di una espansione, per così dire, eticamente controllabile. Quindi siamo molto grati anche del tempo che ci consacra perché ha dovuto sacrificare varie, vari impegni e dovrà partire subito dopo la lezione perché è chiaro, è una competenza che oggi viene richiesta e quindi siamo molto grati che ci conceda diciamo pure un po' della sua competenza e anche un po' della sua speranza. Grazie. Grazie, grazie professore. Eh, ringrazio eh, il presidente Bazzoli che so che ci segue in streaming, la segretaria generale Renata Codello e, e il professor Ossola che mi ha invitato e che ha organizzato questa, eh, questo corso, Le risorse dell'essenziale. L'energia ovviamente è intrinsecamente un bene e una risorsa essenziale, e finora è stata una risorsa anche molto, forse anzi troppo scarsa. Eh, oggi vorrei parlarvi però dell'essenza dell'energia, di quello che si può fare e di quello che diciamo, un, una politica energetica con forse la P un po' troppo piccola ha, ehm, ci ha portati in una, in una situazione, in un cul-de-sac da cui dobbiamo riscattarci e dobbiamo, e dobbiamo uscire. Stiamo vivendo una crisi energetica che porta con sé poi una crisi economica di cui so che avete eh, parlato, eh, parlato già ieri. E il, il tema centrale di, di questo mio intervento è di come possiamo oggi trovare uno scatto, mettere in moto una macchina eh, che sia veloce e dinamica per arrivare a un nuovo paradigma energetico, un paradigma nel quale i problemi storici dell'energia che possiamo chiamare problemi etici l'etica è la eh, scienza delle scelte e dovevamo scegliere eh, quale minormale del famoso trilemma energetico prezzi, clima sicurezza e la politica dell'energia si è dibattuta in questo, in questo trilemma lasciando molte decisioni non prese che sono poi le decisioni eh, peggiori Oggi, secondo me, tutto questo viene risolto in qualche modo con le nuove energie, di questo parlerò, e, e questo trilemma, questa etica dell'energia, questa politica energetica eh, ci porta a una nuova filosofia dell'energia, una filosofia che non è più decidere dove andare, ma una, una filosofia energetica del fare, una filosofia del fare in fretta, del fare eh, scegliendo eh, con enorme razionalità. Non più dove andare, ma il modo più efficace, più veloce, efficiente per arrivarci. Sono molto contento di essere qui, anche perché sposo appieno questo approccio multidisciplinare dove mettiamo insieme economia, mettiamo insieme energia, mettiamo insieme eh, filosofia. Eh, mi occupo da vent'anni eh, eh, di eh, energia e non ho mai vissuto un momento con così tanta preoccupazione, ma anche con così tanta opportunità. Abbiamo, ho vissuto queste opportunità e queste sfide, queste preoccupazioni in, sia come ricercatore e come autore di, di questioni energetiche, da un osservatorio abbastanza privilegiato al vertice di grandi aziende che poi è dove appunto si prendono alcune decisioni industriali e, e adesso da pochi mesi vivo questo osservatorio da imprenditore. L'imprenditore eh, sto cercando di scommettere la mia carriera, i miei risparmi, la, la mia attività quotidiana in quello che credo. Quindi per me tutto questo non è solo un pensiero ma è anche un po' la scommessa della mia vita a questo punto. Mi piace eh, molto essere qui anche da veneziano, eh, questa è la città dove sono nate molte idee, dove sono nate molte applicazioni pratiche delle idee perché la Serenissima è famosa per la sua, il suo senso pratico e, e il suo senso geopolitico come diplomazia non solo come eh, espansione di una cultura ma come espansione di un commercio unificante e, e Venezia è anche forse una delle città più esposte ai rischi dei cambiamenti climatici ai rischi demografici ai rischi tutti nostri di una città che si sta spopolando e quindi proprio per questo abbiamo con un paio di amici proprio qui a San Giorgio deciso due anni fa di promuovere l'idea che adesso è diventata realtà di una fondazione che si chiama Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, è nata in queste sale come idea e adesso è una fondazione con il presidente e l'amico ministro brunetta ma dentro ci sono tutte le istituzioni importanti della città, a partire dalla regione, dal comune, grandi aziende e c'è dentro ovviamente anche la fondazione Cini e quindi questa è una lezione che mi sta molto a cuore anche per, eh, perché penso che Venezia potrà e la, Fini, pot la Cini potrà giocare un ruolo nell'immaginare questa nuova filosofia energetica di cui voglio parlare. Come diceva il professor Ossola, questo titolo, questa idea di un'etica, di una nuova libertà energetica evoca eh, senz'altro dell'ottimismo ed è quello eh, che credo. Oggi sembra stranissimo parlare di libertà energetica proprio nel momento in cui ci sentiamo meno liberi. Abbiamo, abbiamo un'Europa che tutto sommato è, è forse stata schiava da un punto di vista energetico. Però io credo che questa sia l'ultima tappa di un percorso verso un'energia che sia eh, davvero abbondante. Secondo me per la prima volta dall'età del fuoco gli uomini possono tornare ad avere come le piante energia infinita con un costo che tenderà allo zero. Grazie alle tecnologie... Che oggi sono disponibili e che fino a pochissimi anni fa non lo erano, non solo per catturare l'energia del sole, ma per usarla e per trasportarla ovunque eh, ci serva. 15 anni fa ero già da 5 anni ai vertici prima dell'Enel e, eh, e poi di Eni ed ero enormemente preoccupato quando guardavo al futuro del, del, eh, dell'energia. L'energia solare costava praticamente 1000 euro a megawattora. E nello stesso momento il gas che vedete qui rappresentato in arancione costava poco più di 10. Quindi l'energia solare costava 100 volte l'energia del gas. Beh, oggi, e qui non faccio vedere la curva, ma la discesa, la curva e l'inversione è stata molto recente, oggi il gas costa 250 euro a megawatt-ora, quindi è andato da 10 a 250, e l'energia del sole è andata da 1000 a 10. Allora, il momento in cui ho l'energia del sole a 10 euro a megawatt-ora e l'energia del gas e del petrolio che la segue a 250 euro a megawatt-ora e l'energia della corrente elettrica che ci illumina qui oggi, che la Fondazione Cini paga circa 1000 euro, Euro a megawattora. Quando l'energia del sole è 10 euro a megawattora ho risolto il dilemma energetico. Devo andare il più velocemente possibile a prendere quanta più energia possibile dai deserti per trasformarla in energia fruibile, trasformarla in idrogeno, in metano sintetico, esercirla e usarla come energia convenzionale. Quando si pensava all'energia nel, nel vecchio schema, diciamo nel 2005, 2007, 2010, l'energia... Era concentrata in poche mani, era in Venezuela, era nella Russia di Putin, era in Iran, era in Libia, di Gheddafi. Io ho lavorato in questi paesi. Si diceva l'energia non si trova in Svizzera, dobbiamo rinunciare, se vogliamo, alla sicurezza geopolitica dell'energia e tuffarci a prendere eh, un'energia che costa 100 volte di meno di quella rinnovabile. Ma adesso anche l'equazione geopolitica eh, si è ribaltata. Il mio amico e socio. Paddy Padmanathan, nella, nella società che abbiamo fondato insieme, che si chiama Zero, lo chiamano l'Uzain Bolt delle rinnovabili. Lui è partito con un progetto, è stato il primo a rompere la barriera dei 100 euro megawattora, eh, sette anni fa. Poi ha sviluppato un progetto ad Abu Dhabi per eh, 30 euro megawattora. Poi è sceso a 15, poi a 12. L'ultima asta che ha fatto in Arabia Saudita a 10 euro megawattora. Non pensiate che siano progetti simbolici o progetti piloti, questi sono enormi progetti industriali da migliaia di megawatt che riescono a alimentare a questi prezzi centinaia di migliaia di case e fabbriche in Medio Oriente. Il, ovviamente questo qui è un sistema che sarà radicalmente diverso da quello di oggi perché il costo dell'energia fossile è volatile, quello, una delle poche cose che ho imparato Lavorando tanti anni nel trading dell'energia è che chiunque si azzardi a fare una previsione ha la certezza di sbagliare, non esistono sfere di cristallo. E invece l'energia del sole è un'energia molto prevedibile. Io so esattamente in alcuni paesi, con eccezioni di pochi giorni, poche settimane di nuvole, quanto sole si farà, a quale costo eh, installerò quei pannelli solari. Quindi riesco oggi a fare una previsione certa di quelli che saranno i costi di questa energia ma è un costo decrescente perché con l'evoluzione tecnologica, esattamente come i telefonini, i computer e qualsiasi altro oggetto tecnologico, anche i pannelli solari diventano sempre più, sempre più efficienti. Io sto, um... Mi sto concentrando in questa, in questa introduzione diciamo, di, di, di lanciare subito il sasso, di dire c'è uno scenario ottimistico, questo è uno scenario in cui ormai tutti i ricercatori eh, credono e, e volevo prima di entrare nel merito delle questioni propriamente energetiche eh, lasciarvi due concetti eh, che, che diciamo, assorbono i miei pensieri. Il primo è che questo nuovo sistema energetico non ha più limiti. Quindi da, dalla scarsità che ci obbligava a delle scelte, che ci obbligava a delle non scelte, che ci obbligava a gestire questo trade-off eh, del trilemma, oggi arriviamo a, una, a un, la chiamiamo l'etica della tecnica. Non dobbiamo più ragionare su come distribuire una risorsa scarsa, eh, non dobbiamo più concentrarci sui compromessi tra costo, disponibilità e impatto ambientale, ma dobbiamo ingegnarci per fare le cose al meglio, il più velocemente possibile. Il nostro impegno deve essere quindi sul percorso e, e qui eh, un filosofo contemporaneo scozzese, William Macaskill, eh, che va molto di moda anche tra i giovanissimi, eh, propone un'idea che mi piace molto di una moralità pragmatica. Eh, lui guarda l'investimento eh, che dobbiamo fare, il nostro tempo, i nostri soldi, il nostro impegno, e cerca, si cerca di, cerca di concentrarsi sugli ambiti dove davvero può fare la differenza. un algoritmo, fa un calcolo, e questo è una sorta di approccio fresco: un algoritmo della moralità. Questo è un nuovo metodo quantitativo e diciamo ordinato. Adesso che il percorso. È tracciato eh, sulla questione energetica, possiamo uscire dalla caverna eh, di Platone. Adesso siamo al sole, ci basta il sole sostanzialmente. E, e non dobbiamo più con giochi di ombre e sfere di cristallo occuparci eh, della politica dell'energia. Possiamo veramente correre verso un nuovo sistema. Per costruirlo in, in tempo serve uno scatto: perché arriveremo lì per inerzia. Ma se invece vogliamo arrivare in tempi utili per tenere il riscaldamento globale sotto la soglia critica di un grado e mezzo, non basta l'inerzia delle grandi macchine che si sono già messe in movimento, ma bisogna trovare dei modelli eh, industriali di sviluppo un po' discontinui. E questo nuovo modello non si pone nemmeno più il tema etico di a chi distribuire l'energia perché sarà talmente abbondante che in modo molto naturale e fisiologico arriverà dove, dove c'è bisogno. Quindi, venendo meno la questione etica delle scelte energetiche, possiamo dedicarci alla morale, alla cultura del fare e del fare in fretta. Il secondo punto, che sembra totalmente staccato, ma in qualche modo è legato all'energia e che la, la rivoluzione energetica è accompagnata, forse anche preceduta, da un'altra rivoluzione che è la rivoluzione digitale. Abbiamo oggi delle potenze di calcolo che assorbono enormi quantità di energia e che un'energia cara diventava l'energia stessa un vincolo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Col nuovo paradigma energetico ci sarà un'ulteriore accelerazione esponenziale della scala di calcolo. E qui ci saranno dei sistemi, dei programmi di intelligenza artificiale che impareranno da soli, si insegneranno da soli. Ci sarà un metaverso che in qualche modo è, è il nostro infinito, il nostro universo, il nostro al di là, un metaverso che sarà sia dinamico che perenne. Le scelte di questi eh, bot che si muovono in una parziale autonomia sono delle scelte che rimangono indelebili. Le conseguenze Etiche di questo sono invece molto gravi, molto, molto nuove e richiedono molte risorse eh, di indagine eh, filosofica. Il nuovo libro di Kissinger spiega esattamente anche quali sono i rischi da un punto di vista politico, militare, strategico di eh, migliaia di piccoli droni che in autonomia possono muoversi per il mondo a scegliere i loro bersagli. Quindi se da un lato sono positivo, ottimista, eh, e sul, sul trend che, eh, abbiamo, eh, che vediamo eh, e la luce che vediamo in fondo al tunnel della crisi energetica, sono invece molto più preoccupato sul piano etico-filosofico delle non decisioni che si stanno prendendo sul campo dell'intelligenza artificiale, dove serve davvero una governance a livello mondiale. Comunque torniamo, torniamo sul, eh, sull'energia. L'energia è inutile dircelo, ma guardando la scala dello sviluppo economico, tutta l'industrializzazione è legata allo sviluppo dell'energia. Qui sotto vedete le biomasse, quindi il legno, poi in grigio c'è il carbone, poi c'è il petrolio, c'è il gas naturale e c'è il nucleare. Tutte queste energie verranno nei prossimi 50 anni sostituite dall'energia del sole parzialmente anche del vento, parzialmente anche dei fiumi e dell'idroelettrico, ma il sole sarà la fonte, la fonte principale. L'energia oggi ci serve per fare tutto, ci serve per fare impresa, per creare posti di lavoro, per arare i campi, per illuminare... Eh, ovviamente le, eh, le case per riscaldarle, per viaggiare, anche per leggere un libro eh, si usa eh, spesso una lampadina e, e oggi il, eh, i miei fine giornata sono spesso, ahimè, scanditi anche dalla necessità di trovare una, una presa per caricare il telefonino che si scarica troppo in fretta. Ma se guardiamo eh, un po' più in dettaglio ai consumi dell'energia, oggi l'80% dell'energia che consumiamo è fossile. Del restante 20, 10% è idroelettrico antico, dico io, quel idroelettrico fatto con le grandi dighe, eh, i grandi sviluppi degli anni 50, 60, 70, 80, ma non sono le nuove rinnovabili. Quindi solo un 10% sono le nuove rinnovabili, diciamo sole e vento. Questo eh, 10% è, è stato molto costoso, eh, questo 10% è il risultato di... Eh, del fatto che sono, non, non in tutto il mondo c'è il sole, c'è il vento e queste tecnologie, fino, come vedevamo prima fino a pochissimi anni fa avevano dei costi che erano eh, proibitivi il carbone è la fonte che emette più CO2 eh, il petrolio è la seconda più inquinante e la terza è il gas quindi il gas è molto più pulito del carbone purtroppo quello che Molti considerano l'energia pulita, che sono le biomasse, è in assoluto la fonte più sporca, più inquinante. La gente che raccoglie i rami o il, i legni per cucinare eh, non solo ha un danno sull'ambiente, sulla CO2, ma ha un danno molto importante anche sulla salute. In Cina, dove come, come in Europa negli anni: 40-50 si cucinava o si cucina ancora e si riscaldano le case col carbone, solo a Pechino passando dal carbone al gas hanno ridotto lo smog, hanno allungato la vita media degli abitanti di Pechino di tre anni e, e però hanno consumato enormi quantità di gas che prima non consumavano. Quindi l'Asia consuma, aggiunge circa 20 milioni di abitazioni all'anno al mercato del gas. È un mercato come se ogni anno si aggiungesse la Francia e questi erano mercati che eh, non c'erano. Quindi, cosa è successo durante il Covid? Ci siamo un po' distratti, eh, abbiamo smesso di investire in nuove produzioni di gas perché eh, i prezzi erano scesi, non si sapeva come e quando si sarebbero ripresi. Quindi, l'offerta è scesa e nei lockdown asiatici, in Cina, lockdown è molto più ci siamo distratti rispetto a questa domanda sottostante che cresceva un po' invisibile. I nodi sono venuti al pettine a ottobre dell'anno scorso, quindi tre o quattro mesi prima eh, di quel 24 febbraio in cui Putin ha invaso eh, l'Ucraina e, e i prezzi erano già alle stelle. Quindi la crisi energetica in Europa precede eh, la crisi geopolitica in Ucraina, una crisi che è dovuta al fatto che soprattutto nel mercato del gas eh, l'Asia continua e continuerà a crescere per il bene suo e per il bene del mondo fino a oltre il 2020 e ehm, 50, bene del mondo perché ovviamente passando dal carbone al gas riduce eh, la quantità di CO2 che è un bene per tutti e è un bene prima di tutto per i cittadini cinesi che, che, che godranno di migliore salute, ma oggi l'Europa è totalmente non attrezzata per far fronte a questa nuova competizione che eh, fino, fino a qualche anno fa eh, non c'era. Il, la, la sfida è, è una sfida di, di, di prezzi ma anche una sfida di quantità, perché se guardiamo ai trend demografici il, il PIL è previsto aumentare, la popolazione è prevista aumentare di 2 miliardi di persone da qui al 2050, nel 2100 ci saranno più persone in Nigeria che in tutta l'Europa, la Nigeria avrà più abitanti della Cina. I primi dieci paesi al mondo eh, saranno, dei primi dieci paesi al mondo, cinque saranno in Africa, e non c'è nessuna politica energetica oggi in grado di far fronte a questa crescita, eh, se non una politica di investimenti massicci nelle rinnovabili. In tutto questo l'urbanizzazione aumenta in modo importante. Questo 12% sembra un numero piccolo, ma questo è l'equivalente di costruire ogni due mesi una città come Parigi da qui al 2050, quindi molto acciaio, molto cemento, molti materiali che loro stessi per essere prodotti richiedono un enorme consumo di energia. Il, quindi la situazione è oggettivamente molto critica, questa è il, una rappresentazione grafica del, del dilemma etico, del trilemma etico dell'energia, puntiamo sulla sicurezza. Quindi voglio avere energia a costi quel che costi, puntiamo sull'energia pulita, voglio avere energia pulita a tutti i costi, o, o puntiamo sull'energia eh, a buon mercato, voglio far crescere l'economia, voglio puntare eh, sul PIL e voglio avere energia eh, a buon mercato. Finora eh, il trilemma è stato impossibile da risolvere. Direi che oggi, se guardiamo la situazione in Europa, abbiamo il peggio di tutti e tre i mondi. Diciamo che in Occidente, negli ultimi cento anni della rivoluzione industriale, si è puntato soprattutto ai costi dell'energia, e questo non è un tema europeo. Anche la Cina e l'India guardano soprattutto ai costi dell'energia. Da poco, da, da 15 anni, si inizia in modo crescente a capire scientificamente, a vedere, a dar retta alle questioni ambientali, alle questioni climatiche, quindi, il clima è diventato più importante. La sicurezza l'abbiamo messa, tutta, eh, messa eh, collettivamente come eh, ultima, eh, ultima diciamo, questione eh, quando invece ci eh, affacciamo su un inverno in cui se farà freddo non ci sarà il gas. questo inverno in Europa tutti mi chiedono ma come sarà eh, il mercato d'inverno, come saranno i prezzi, come saranno, eh, riusciremo a riscaldarci. È molto semplice, dipende dal freddo. Una settimana di freddo, due anni fa lo chiamavamo il burian, quando arriva quella ventata di freddo proprio, guarda caso, dalla Siberia, quella settimana di freddo consuma tanto gas quanto un mese dello stesso mese non freddo. Vi do delle statistiche. A febbraio, in Italia... Quando fa molto freddo, il record di freddo, si consumano 460 milioni di metri cubi di gas al giorno, 460, non importa l'unità, 460. Quando fa molto caldo se ne consumano 190. Quindi la differenza tra un febbraio caldo e un febbraio freddo è enorme. E guarda caso, quando fa freddo da noi, fa freddo anche in Asia. E se guardiamo al mercato del gas, nessuno compra gas a sud dell'equatore. Asia... Europa, Stati Uniti, siamo tutti nello stesso emisfero, quindi quando fa freddo, quando è inverno, è inverno per tutti nello stesso momento. E se aggiungiamo che la Cina e gran parte dei paesi asiatici, che sono dei nuovi mercati del gas, non hanno disponibilità di stoccaggio, quando fa freddo loro non possono erogare come possiamo fare noi dagli stoccaggi il gas, quindi devono acquistarlo sul mercato e quindi rendono un mercato che è già complicato ancora più complicato. Se invece viceversa fa caldo, loro non sanno dove stoccare il gas, quindi addirittura vendono il gas che avevano precedentemente prenotato e quindi i prezzi scendono e il gas c'è. Detto questo, è il primo inverno da 50 anni a questa parte, e da quando è iniziata l'industria del gas sostanzialmente, in cui dobbiamo fare molta attenzione, l'Europa deve guardare con molta preoccupazione e abbiamo oggi il tema della sicurezza, che vi assicuro che quando arriva... A mancare davvero il gas schizza e diventa molto più importante di tutti gli altri eh, temi. Perché oggi le nostre case non sono attrezzate per eh, scaldarsi in altro modo. Abbiamo. Uh, dei paesi soprattutto, non per fortuna in Italia ma dei paesi dove tutti i paesi sono, sono nel nord e quindi sono al freddo sono in situazioni anche di coibentazioni uh, molti paesi nell'est Europa dove gli inverni sono più freddi che da noi, sono più lunghi che da noi e le case sono fatte peggio che da noi dove senza gas addirittura c'è gente che uh, rischia di morire di freddo quindi la sicurezza è una variabile totalmente sottostimata uh, teniamo le dita incrociate sul, sul clima perché ovviamente è un fattore esogeno, abbiamo per fortuna eh, un'ottima rete in Italia di stoccaggi di gas e quindi siamo riusciti a riempirli in tempi non sospetti e abbiamo adesso un nuovo obiettivo di riempire gli stoccaggi del gas in Italia al circa 100%, 98%. Quindi l'Italia di tutti i paesi europei è il paese messo meglio. La cosa che mi preoccupa di più è la tenuta dell'Europa di fronte a una, a una crisi del gas, questo il prossimo inverno. Nel 2006 la Russia e l'Ucraina bisticciarono, qualcuno di voi se lo ricorderà, furono interrotti i flussi di gas per qualche giorno. Eh, un, il ministro di un paese europeo eh, nel quale l'azienda in cui lavoravo operava eh, mi chiamò senza preavviso, senza protocolli, senza DPCM, senza comunicazioni formali, una telefonata dicendo: Se eh, osate esportare gas dal nostro paese verso l'Italia, vi revochiamo la licenza. Vi ricorderete quando ci sono stati eh, gli immigrati in Italia, la velocità con cui Schengen eh, ha smesso di esistere, eh, con cui i paesi eh, nostri alleati, i nostri vicini hanno chiuso le frontiere. Allora se dovessimo arrivare a una situazione di scarsità di gas, se dovessero chiudersi delle frontiere, magari con alcuni governi che hanno un approccio più populista, più nazionalista, la frontiera del gas che si chiude eh, crea degli scenari di tensione geopolitica all'interno dell'Europa eh, senza precedenti. Pensare che in un paese europeo si tengano accese le fabbriche e nel paese accanto la gente muoia di freddo perché non ha il gas e gli ospedali non hanno la luce è un, è un pensiero che fa venire davvero i brividi. Quindi eh, sarà un inverno, saranno degli inverni molto duri e mh, la speranza è che in queste ore a Bruxelles si trovino eh, dei pacchetti di solidarietà europea dove ci mettiamo almeno intanto d'accordo che... I cittadini vengono prima delle industrie perché abbiamo anche col Covid visto che eh, possiamo riprenderci da un'industria che viene messa in cassa integrazione per qualche mese, ma ci mettiamo svariate generazioni a riprenderci se per effetto della nostra chiusura della frontiera del gas i nostri vicini di casa hanno conseguenze eh, diciamo socialmente eh, molto più complicate da accettare. Quindi le sfide per i prossimi inverni sono enormi. Il sistema per fortuna è un sistema che risponde agli shock di mercato, quindi eh, io incontro spesso i grandi produttori di gas negli Stati Uniti, vi assicuro che stanno tutti perforando, trivellando, come si dice da noi, eh, in modo eh, assolutamente serrato perché per fortuna il gas c'è. In Argentina ci sono enormi quantità di gas a Vaca, vaca Muerta, questo giacimento enorme di shale gas. Negli Stati Uniti, tutto il Texas è un giacimento di, di gas argilloso e bisogna costruire queste infrastrutture in fretta. Il paradosso purtroppo è che l'Europa oggi spende mille miliardi di euro in più all'anno per la bolletta energetica, mille miliardi di euro in un anno. E l'anno prossimo rischia di essere molto simile a questo, e l'anno successivo ancora. Quindi diciamo 3.000 miliardi di euro, se vogliamo fare proprio delle stime approssimative. Con circa 100 miliardi di euro di nuove infrastrutture, l'Europa potrebbe aver risolto tutti i suoi eh, problemi energetici, potrebbe aver affrontato questa piramide puntando sul GNL americano e sul GNL. Io dico argentino perché l'Argentina è un paese. Eh, tranne le sue complessità interne macroeconomiche un paese diciamo affidabile al momento in cui si facessero degli accordi eh, importanti eh, bilaterali ma gli Stati Uniti restano la, la, la prima fonte quindi c'è questa eh, difficile emergenza in cui i governi hanno già Oltre ai mille miliardi di euro che spendiamo in bolletta in più, i governi hanno già stanziato centinaia di miliardi di euro per cercare, come fossimo con l'acqua minerale, a spegnere un incendio che, eh, dove non bastano gli stanziamenti, gli scostamenti di bilancio e, e, e gli interventi per ridurre le bollette. Bisogna affrontare il problema alla radice. Il problema si affronta alla radice in due modi. Il primo è urgentemente aggiungendo capacità di liquefazione. Perché per fortuna la rigasificazione ce l'abbiamo, adesso vi spiego, per chi non lo sa, raccontiamo cos'è la liquefazione. Eh, il gas, eh, a differenza del petrolio, se trovo un barile di petrolio lo posso caricare su un camioncino, portarlo al mercato e venderlo. Se trovo un barile di gas non riesco a caricarlo su un camioncino, quindi lo devo o mettere in un tubo, se sono molto fortunato, l'Italia ha tubi che arrivano dall'Algeria, dalla, eh, dalla Libia, dalla Tunisia, adesso grazie al TAP che abbiamo realizzato due anni fa anche dall'Azerbaijan eh, e, e abbiamo poi i tubi ovviamente che arrivano dalla Russia, l'Italia è il paese più diversificato, ma laddove non riesco a mettere un tubo, quindi per collegare il Texas all'Europa non posso mettere un tubo, devo mettere il gas su una nave, per metterlo su una nave lo devo liquefare, Trasformare in liquido, quindi lo devo congelare, lo devo portare a meno 160 gradi centigradi. Una volta che l'ho congelato, lo metto su una nave, lo trasporto dal Texas alla Germania o, o a Piombino e lì lo rigassifico. Quindi semplicemente la, lascio che evapori, si scalda e ritorna a essere il gas che a quel punto entra nei tubi e funziona come, eh, come, come se fosse via tubo. Oggi i rigassificatori in Europa ci sono abbastanza, bisogna aggiungerne qualcuno. Eh, ma mancano i liquefattori, manca in Texas il liquefattore, perché manca? Perché tutto quel gas che si pensava che arrivasse in Europa se lo sta prendendo l'Asia e in più quel gas che dalla Russia doveva arrivare all'Europa non c'è più o è enormemente ridotto e non sappiamo se ci sarà perché i russi sono molto abili nel creare incertezza sui mercati e, e quindi la situazione è risolvibile, bisognerebbe creare queste nuove infrastrutture che avrebbero l'effetto di far scendere immediatamente il prezzo dell'energia. Ma, ma perché non si fa? Perché l'amministrazione americana non vuole eh, aiutare, facilitare, accelerare investimenti nell'energia in fossile? E come si diceva eh, questa mattina, l'Europa ha dei nuovi protocolli che impediscono alle aziende di investire a lungo termine sull'energia fossile. E la soluzione qui è che lo stesso liquefattore... Che si usa per il gas, si può usare domani per portare l'energia del sole. Quindi, questo investimento che faccio oggi, con un'accelerazione, una mobilitazione da tempi di guerra per scongiurare questa enorme crisi energetica che rischiamo di avere da un punto di vista proprio di sicurezza, di disponibilità di energia nei prossimi anni, eh, questa mobilitazione, eh, diciamo, tipo piano Marshall, senza. Eh, senza troppa attenzione al, al come, ma proprio concentrandoci sul fare, un domani torna molto utile per, per la, la, transizione, la transizione energetica. Il, solo un, un secondo su, sulla, sulla, sulla dipendenza dell'Europa dalla Russia. Ci sono paesi che dipendono al 100% dal gas russo e ci sono paesi... Che eh, essendo a ovest, per esempio, Portogallo, l'Irlanda, eh, la Spagna, dipendono molto meno dal gas russo, il gas russo è quello in blu. Per questo serve una grande azione di solidarietà. E, e non, eh, non è un tema che si risolve l'anno prossimo: è un tema che si risolverà a partire dal 2026-2027, quando arriveranno grandi quantità eh, di, gas, di gas russo. Eh, guardando all'altro all tema. A livello globale l'uso dell'energia per capita è molto diverso. Non solo è molto diverso tra paesi sviluppati, ma è molto diverso a livello globale. Ci sono paesi che sono molto più virtuosi, paesi che sono molto più poveri, paesi che sono molto più spendaccioni. Pensare che in, in Canada si consumi 7-8 volte quello che si consuma in Brasile per esempio è, è, è impressionante. Il, ovviamente il Canada c'è un tema di freddo ma c'è anche un tema di dispersione energetica di un'industria che è molto più energivora delle medie europee, delle medie degli altri paesi. Qui se guardiamo al tema eh, climatico, Quest'estate è stata un'estate orribile da un punto di vista climatico. Un'estate in cui abbiamo avuto la siccità, in cui abbiamo avuto delle tempeste senza precedenti. Non so chi di voi ha seguito gli eventi in Pakistan: milioni, decine di milioni di persone eh, le cui case sono state completamente distrutte, i cui raccolti sono andati completamente perduti. Questo paese. In cui eh, le, le tragedie delle marche de, de, dei giorni scorsi, immaginiamole amplificate per milioni di volte, non per decine o centinaia di volte. Immaginate un paese che ha a nord l'Himalaya, con i ghiacciai che si sciolgono, con questi fiumi che se li avete visti eh, sui documentari o, o eh, io ho camminato in quelle montagne, de, dei fiumi. Eh, dei, dei ghiacciai che hanno, hanno solcato dei fiumi giganteschi, questi ghiacciai che si sciolgono, queste piogge torrenziali con queste nuvole che si arrestano proprio sull'Himalaya, e questa trappola perfetta di questa pianura completamente allagata da nord dei ghiacci che si sciolgono e, e da sud dai monsoni che portano queste nuvole eh, senza precedenti che scaricano. Questo è successo quest'estate. Eh, gli scienziati l'hanno previsto 15 anni fa che sarebbe successo. Peccato che hanno previsto che sarebbe successo a partire dal 2035. Peccato che gli incendi di cui si leggeva anche due o tre anni fa sulle riviste scientifiche, i cambiamenti climatici, diamoci da fare, arriveranno gli incendi. Quest'anno se uno guardava un'immagine del satellite dell'Europa c'erano incendi in Portogallo, in Spagna, incendi in Francia, in Italia, in Grecia e in Algeria. Centinaia di migliaia di ettari di boschi in Algeria sono, sono andati persi. Mia figlia era a Trieste e a Monfalcone a fare la scuola di vela a Tito Nordio, la stessa scuola di vela che ho fatto io. Hanno dovuto mandare mia figlia a casa perché c'era un incendio sul Carso che ha reso inagibile la scuola di vela di Monfalcone. Questa è l'estate che abbiamo vissuto, purtroppo. Se Adesso no, no, non siamo qui oggi a parlare di clima perché vorrei arrivare alla parte più ottimista e positiva di, di cosa si può fare e cosa dobbiamo fare. Ma per chi, per chi guarda le questioni eh, climatiche da vicino, la cosa da guardare sono i cosiddetti tipping points, cioè quei, quei momenti di non ritorno, quei punti che se li oltrepassiamo, poi entriamo in delle scenari che si, eh, diventano irreversibili. I tipping points sul clima sono più o meno 16, la previsione è che. Eh, metà di questi potessero essere sorpassati nel 2035-2040, purtroppo quest'estate molti di questi si sono avvicinati alla soglia critica. Eh, per, eh, quando guardate questi tipping points è impressionante vedere la differenza tra un grado e mezzo e un grado e 6, un grado e 6 e un grado e 7, cioè la scala è enormemente sensibile anche a delle variazioni molto piccole che mi fa dire che ogni anno in cui riusciamo ad accelerare la transizione energetica, ad abbattere le emissioni, è un anno che è enormemente prezioso da un punto di vista eh, climatico. Allora, guardiamo, guardiamo al futuro. Ah, questo è un sistema completamente decarbonizzato, quindi questo io non ho dubbi che ci arriveremo. Uh, normalmente avrei qui un 2050, questo è uno scenario che ha condiviso. Se prendete le, le stime mie, che sono queste, sono molto simili alle stime che fanno la IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la Goldman Sachs, eh, la McKinsey, la Bloomberg, la Banca Mondiale. Le stime più o meno dicono oggi la stessa cosa. Questo è, è già un miracolo perché fino a cinque anni fa il mondo era diviso in due. Il mondo era diviso da una guerra fredda tra le molecole e gli elettroni, tra chi diceva eh, dobbiamo elettrificare tutto, dobbiamo portare i consumi elettrici ad arrivare quasi al 100%, quindi le automobili tutte elettriche, il riscaldamento tutto elettrico e, e chi diceva l'elettricità da sola non ce la farà mai, non si riesce a produrre acciaio con l'elettricità, non si riesce a... Parlo dell'acciaio, no, non la lavorazione dell'acciaio, la produzione di acciaio. Non si riesce a produrre il vetro eh, con l'energia elettrica, eh, non si riesce a muovere una nave con una batteria elettrica. E quindi, chi diceva, il mondo deve essere all'80%, come oggi, fatto di molecole. Molecole sono carbone, petrolio e gas. Questa guerra fredda è finalmente finita. Oggi tutti i grandi analisti, tutti gli scienziati, più o meno convergono su uh, questo tipo di mondo, su un mondo che sarà diciamo, elettrificato al 50%, quindi il 50% sarà fatto da elettroni prodotti da sole e da vento o da idroelettrico e consumati come elettroni. Quindi immaginate una, uh, un parco eolico che alimenta uh, la zona circostante o un parco solare, delle batterie che saranno installate, quindi in rosso circa il 50% sono elettroni che, di, che rimangono elettroni, quindi dall'energia del sole produco un elettrone, questo elettrone con un cavo elettrico lo metto nella mia automobile, si carica la batteria dell'automobile e ho risolto, e quella è la parte più facile, c'è cioè un'efficienza di processo molto alta, i motori elettrici sono molto efficienti, quindi questo è l'ideale, ovunque posso facilmente elettrificare, devo elettrificare. La restante metà circa saranno molecole. Queste molecole saranno per metà fatte dall'idrogeno e per metà fatte dalle biomasse. Poi possiamo dall'idrogeno fare il metano, dall'idrogeno fare eh, il, eh, il diesel, dall'idrogeno fare l'idrogeno puro, dall'idrogeno fare l'ammoniaca. Però immaginate: 50% elettroni, 50% eh, molecole, queste molecole, metà, 25%. Diciamo basate sull'idrogeno, l'altro 25% basato sul, sulle biomasse. Biomasse vuol dire biogas, vuol dire trasformare i rifiuti in energia rinnovabile, vuol dire spingere sull'economia circolare. Il, questo è, un, questo è, è, il, è il mondo che io chiamo il mondo, eh, il mondo, la soluzione definitiva. Eh, perché una volta che ho questa soluzione ho collegato il deserto del Sahara con una fabbrica in Germania o con una fabbrica nella pianura padana, quel collegamento non è più una transizione energetica, quello è un collegamento permanente, un collegamento perenne, eh, come fosse la via Aurelia. Io vado a Capalbio in macchina, faccio la via Aurelia, eh, è la stessa via che fu tracciata 2000 anni fa, certo è più larga, è più veloce, è più sicura, ma la via è quella. Una volta che ho realizzato un collegamento da un deserto a una zona industriale, eh, a una città che si alimenta dell'energia di quel deserto, quello diventò un collegamento permanente. Sempre a Capalbio c'è la centrale di Montalto di Castro, che fu eh, una centrale eh, prima di tutto eh, a olio combustibile, su quella centrale si decise di costruire una centrale nucleare, venne un referendum, si abolì una centrale che stava per partire. Eh, nucleare in Italia, si sostituì con un'altra centrale a olio, si fece una centrale a, a gas a ciclo aperto per poi arrivare a un ciclo combinato eh, per poi oggi chiuderla. Quindi un sito industriale dove in 60 anni si sono fatte sei transizioni energetiche, tutte e sei sbagliate. Questa nuova rivoluzione energetica ci porta a, a usare l'energia del sole e del vento che sono energie che hanno costo zero. Eh, e quindi per definizione non possono essere superate da qualche altra forma di energia, questa energia a costo marginale zero diventa appunto l'energia eh, permanente, l'energia eh, perenne. E soprattutto eh, diventa un'energia un che è un'energia prevedibile, come dicevo, nella sua disponibilità, ma anche nei suoi prezzi e, e anche in come, eh, in come si deve eh, usare, in come si deve eh, produrre. Allora, il, il senso di marcia è chiaro, non ho, non ho lasciato 2050 perché spero davvero che possiamo anticipare di qualche anno, forse 2045, chiaramente qui stiamo facendo delle eh, previsioni a livello globale. Per fare questo servono 150 trilioni di dollari, 150 milioni, eh, 150 migliaia di miliardi di dollari di investimenti. Allora, da un punto di vista um, macroeconomico c'è cioè qui, eh, eh, c'è cioè qui la professoressa Reichlin che sa che 150 trilioni di dollari in qualche modo danno un boost all'economia di tutto il mondo, questo è un importo che è più grande di tutta la rivoluzione industriale compresso in 15 anni. Il vero tema è l'inflazione, perché questi 150 trilioni di dollari sono acciaio, sono ingegneria, sono ruspe, sono gru, sono silicio, pannelli solari che devo costruire, oggi l'80% si costruisce in Africa. E il vero collo di bottiglia saranno le persone, saranno gli ingegneri. Eh, ho visto già nella mia breve esperienza quando è partito il mercato del GNL in Australia il costo di un ingegnere è passato da 15 a 150 dollari in quattro anni. E, e quindi qui l'intelligenza artificiale ci dà una mano eh, perché oggi siamo in grado di accelerare i, i tempi di ingegneria. La Chevron, un'azienda un americana che oggi a mano vuole disegnare una piattaforma petrolifera impiega 18 mesi, impiega 18 mesi squadre di decine di ingegneri e centinaia di migliaia di ore uomo di ingegneria. C'è un'azienda eh, che conosco bene che fa un servizio di ingegneria di intelligenza artificiale che riesce a disegnare lo stesso impianto in sei settimane. Usando 180 ore uomo invece che 70.000 ore uomo. Quindi l'intelligenza artificiale ci aiuterà, ma l'energia deve essere tutta volta sul costruire non solo gli impianti che ci servono per arrivare a questo sistema, ma le fabbriche che ci servono per costruire i macchinari, quindi per costruire i pannelli solari e gli elettrodizzatori che ci servono. Allora qui ehm, dobbiamo. Fare una piccola parentesi, perché portare un elettrone dalla Libia o dalla Tunisia all'Italia è molto facile. Costruisco un enorme elettrodotto sottomarino, fatto di alluminio, costa poco. Posso oggi, se lo produco a 10 euro in Libia, posso atterrare a 20-30 euro a Civitavecchia. Quindi quella è la cosa che va fatta urgentemente, è la cosa più semplice. Dicevo che oggi paghiamo l'elettricità qui a Venezia circa 1000 euro a megavattore, io posso atterrare con 30 euro a Civitavecchia. Questo va fatto senza indugio. Portare però un elettrone all'Ilva di Taranto non serve a niente perché l'Ilva per continuare a produrre acciaio ha bisogno di molecole, ha bisogno di un'energia che non è eh, fruibile come elettrone, quindi devo portare l'idrogeno, posso portare idrogeno convertito in metano. Per fare l'idrogeno ho bisogno di un elettrolizzatore, l'elettrolizzatore è un oggetto in cui metto dell'acqua, la corrente elettrica, sempre diciamo in Tunisia ma lo posso fare in Australia, lo posso fare in Texas. La corrente elettrica che attraversa l'acqua separa l'ossigeno dall'idrogeno, quell'idrogeno lo catturo e lo metto in un tubo e così arriva all'Ilva. Ma se devo portare l'idrogeno alla Thyssen in Germania dove non ho un tubo, devo metterlo per forza via nave. Qui apro un'altra piccola parentesi, per metterlo via nave è molto più conveniente trasformarlo in metano, quindi io produco l'elettrone, diciamo in Australia, dall'elettrone produco l'idrogeno. Da quell'idrogeno produco il metano sintetico, quindi non più il metano fossile a 250-300 euro con dei costi altalenanti imprevedibili in funzione di cosa fanno in Cina, di cosa fa Putin e di qual è la temperatura, ma un metano rinnovabile, prevedibile, totalmente sintetico eh, che oggi costa attorno agli 80, 70, 80 euro a megawattora, produrlo in, in Australia, in Texas, in Namibia o in Egitto. Quando ho quel metano sintetico, esattamente come facevo per il metano fossile, lo metto su una nave e lo posso portare con enorme facilità in Germania sfruttando tutte le infrastrutture esistenti. Quindi questo è un modo per, eh, invece che aggiungere inflazioni, invece che fare nuovi scenari, fare, nu fare nuove infrastrutture, fare nuovi elettrodotti, uso tutte le infrastrutture che ho alimentandole con un metano totalmente sintetico invece che col metano fossile. Questo è un enorme risparmio, un enorme, un enorme vantaggio. Il, um, il, il, uh, come siamo scesi, come mai il solare è sceso da 1000 euro a megawatt a 10 euro a megawatt Ci sono uh, quattro paesi, uh, diciamo, uh, eroi, eroici, quattro paesi uh, un po' inconsapevoli, che hanno fatto una politica energetica, devo dire, anche molto ingiusta. E hanno deciso 15 anni fa di mettere dei sussidi sulle energie rinnovabili, soprattutto sul solare, attorno ai 1000 euro megawattora. Questi sussidi sono costati ai cittadini d'Italia, Germania, Spagna e Inghilterra, questi quattro paesi, chiamiamoli eroici: hanno messo 1000 miliardi di euro in bolletta. 1000 miliardi di euro in bolletta è una forma di tassazione molto regressiva, molto ingiusta, perché la bolletta colpisce eh, le persone meno ambienti in proporzione molto più alta. E devo dire er er eroi inconsapevoli, perché nessuno in quegli anni, le cronache di quegli anni, non parlavano di una discesa repentina del costo del solare. Si riteneva fosse una cosa giusta da fare sul piano politico, ambientale. Eh, oggi la povertà energetica molto è anche figlia di queste politiche. Detto questo... La Cina ha costruito sei fabbriche, sei per fare pannelli solari, forte di questi sussidi, forte di questa enorme domanda che sarà creata per i pannelli solari. Calcolate che una fabbrica costa circa mezzo miliardo di dollari, quindi diciamo eh, con 3 eh, eh, miliardi di dollari ce la potevamo cavare invece che mille. Detto questo, queste sei fabbriche in modo molto... Uh, imprenditoriale hanno iniziato a farsi concorrenza tra di loro a innovare, a sviluppare, a migliorare portando il costo del pannello da 1000 a 10, 1000 non è il costo del pannello, è il costo dell'energia fatta dal pannello, ma chiaramente l'energia del sole è gratis, quindi l'energia del sole fatta da un pannello è figlia del costo del pannello. E oggi l'energia del sole da 1000 è scesa a 10 e, e, e continuerà a scendere. Uh, quindi la mia grande speranza è um, è che eh, invertiamo eh, l'equazione le, partendo dalle fabbriche, costruendo delle grandi fabbriche di pannelli solari in Europa, negli Stati Uniti, in Australia, eh, delle grandi fabbriche per questi elettrolizzatori e queste fabbriche possono davvero, se costruite con la sufficiente velocità, ambizione eh, e, e prospettiva, possono davvero accelerare la riduzione dei costi. Quindi se lasciamo che il sistema, che il mercato funzioni, arriveremo a, a questa equazione nel 2060, 65, 70, perché vi assicuro che nella nostra industria dell'energia c'è un'enorme inerzia, nel, nel mondo c'è un'enorme inerzia, ma nell'industria dell'energia in particolare c'è un'enorme inerzia eh, e quindi il mercato ci arriva al 2060-70. La scelta politica da fare adesso, speriamo che eh, le prossime COP, la prossima in Egitto e quella successiva negli Emirati Arabi, possano davvero dare una spinta perché tanti imprenditori come me eh, vedono in, in questo un'occasione un unica per dare un contributo all'accelerazione. Io ho scelto di agire eh, in, in scala privata perché penso che. Eh, siano le aziende piccole, le aziende fresche, le aziende agili, le aziende eh, che non hanno a che fare con la gestione dello status quo, eh, quelle che siano meglio posizionate per, eh, per portare a questa rivoluzione, a questa accelerazione che ci serve. Eh, non penso che la Volkswagen avrebbe, sarebbe riuscita a fare quello che ha fatto eh, la Tesla, non penso che Microsoft sarebbe riuscita a inventarsi. Google, non penso che la Nokia sarebbe riuscita a fare l'iPhone, sono sempre delle aziende che hanno dei paradigmi diversi e che hanno la fortuna di partire da un foglio bianco. Per questo la mia società si chiama Zero, anche per eh, la corsa che dobbiamo fare per arrivare a zero, eh, a zero emissioni. Come lo facciamo in termini molto pratici? L'idrogeno, eh, ne ho parlato, l'idrogeno eh, già oggi costa molto meno delle energie eh, fossili. Il, il um, bisogna fare risparmio energetico. Una conseguenza degli altri prezzi dell'energia sarà comunque un'abitudine che avremo al risparmio energetico. Devo dire l'Italia con l'eco-bonus che ha suscitato anche tante polemiche è un, un buon esempio. Dobbiamo coinvolgere l'Africa. Eh, in, in questo grafico si vede come il quadratino più grande. È la quantità di pannelli solari che andrebbero installati nel Sahara per soddisfare tutte le esigenze del mondo. Ma chiaramente non c'è bisogno di questo, perché c'è il nucleare, perché c'è l'idroelettrico, perché c'è il vento, perché il Texas ha il suo sole, perché l'Australia ha il suo sole. Ma se dovessimo decidere che il, che, che il mondo va, fatto, va alimentato tutto a pannelli solari prodotti in Africa, basterebbe un quinto del Marocco. Se invece guardate. A quello che serve all'Africa, il pallino più piccolo è quello che servirebbe per alimentare tutti i fabbisogni attuali dell'Africa. Allora l'Africa va assolutamente coinvolta: questo grande Sahara può diventare la fonte di energia primaria per l'Europa un'energia molto più equamente distribuita tra i paesi, non più concentrata in Libia e parzialmente in Egitto e, e parzialmente in Algeria, ma distribuita tra eh, Marocco e, e tutta la parte sotto del Sahel. E soprattutto questo Sahara può diventare molto più verde perché eh, questo cambiamento climatico sta portando a un inverdimento. Del Sahara. L'acqua che si userà per fare l'idrogeno può essere parzialmente poi restituita, ci sono anche tante sinergie col mondo agricolo, ma soprattutto questo Sahara servirà per alimentare e rendere anche più sana la crescita demografica che altrimenti può portare a delle conseguenze quando qui due miliardi di abitanti in più della Terra saranno per più di un miliardo concentrati nell'Africa subsahariana se non ci saranno infrastrutture energetiche, se non ci sarà accesso all'acqua, se non ci sarà accesso all'energia, eh, davvero avremo delle conseguenze? importantissime. Quindi il nostro motto è PPWS, questo è un acronimo che abbiamo brevettato, vuol dire molto semplicemente eh, mettete i pannelli solari dove c'è il sole, put the panels where it's sunny. È inutile tappezzare di pannelli solari la foresta nera della Germania su cui, in cui viaggio molto è piena di pannelli solari, ma peccato che d'inverno c'è la neve e non c'è il sole. Dobbiamo riempire eh, i deserti di pannelli solari, usare questi pannelli solari per sostituire il gas che oggi viene bruciato lì in modo molto inefficiente, usare i tubi che vedete segnati lì, che oggi sono vuoti per portare subito quel gas in Europa e dare un po' di respiro per i prossimi anni, continuare a costruire su questi pannelli solari per produrre idrogeno. Da l'idrogeno, iniziare a produrre metano sintetico e usare esattamente le infrastrutture che vedete in questa mappa, che sono i gasdotti che collegano l'Europa ehm, all'Africa e che collegano poi l'Italia all'Europa eh, per portare enormi quantità di energie rinnovabili in, in Italia in, un, in modo totalmente fruibile, perché una volta che atterro a Mazzara del Vallo, a Gela o a Melenduni in Puglia, con un metano totalmente rinnovabile, quel metano non ha bisogno di nient'altro. Scorre nelle reti attuali, si usa negli stoccaggi attuali, si usa nelle fabbriche attuali, lo usiamo nelle case di oggi e abbiamo in qualche modo risolto la questione energetica dando all'Italia una posizione di vantaggio. L'Italia ha un vantaggio geografico che si vede in questa cartina, ha un vantaggio geologico perché abbiamo grandi giacimenti in cui stoccare questo gas, abbiamo un vantaggio industriale perché abbiamo non solo le grandi infrastrutture che hanno sviluppato le aziende italiane, ma abbiamo anche tante competenze in Italia, abbiamo secondo me anche un vantaggio geopolitico perché siamo abbastanza in grado poi di operare eh, in questi paesi dove dove io ho vissuto. Io ho finito, potrei parlare ore e ore dei dettagli di ciascuna delle cose eh, che ho detto, ma non, 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 vi voglio, non voglio approfondire eh, troppo. Eh, nel libro che ho scritto immagino questa Venezia nel 2050 con i canali eh, puliti, con barche che vanno a idrogeno, con Marghera che può essere un hub verde, un hub dell'energia rinnovabile e con un livello dell'acqua, ci siamo portati avanti con il MOSE ma comunque un livello dell'acqua che è prevedibile e con una situazione dove quel grafico, se riusciamo a risolverlo entro il 2050 riusciamo a stare dentro il grado 6, grado 7, se riusciamo ad anticiparlo al 2045-2040 riusciamo a stare so sotto il grado e mezzo di riscaldamento che è davvero il tipping point dei tipping points. Se invece andiamo oltre e lasciamo che il sistema eh, vada eh, per la sua inerzia arriveremo ahimè eh, troppo tardi. Eh, vorrei concludere con una frase di, eh, parafrasando Enrico Mattei, Enrico Mattei amava dire il futuro è di chi se lo sa immaginare. Eh, beh, qui per fortuna non abbiamo più bisogno di tanta immaginazione abbiamo bisogno di fare, quindi oserei dire che da adesso in poi nel settore dell'energia il futuro è un po' di chi se lo va a costruire. Grazie. Grazie. Eh, ringraziamo molto Marco Alverà per questa lezione di avvenire e di concretezza. Nella storia delle idee, quando si parla di avvenire, il termine che ricorre di più nelle bibliografie è utopia. Ma eh, le, le, le cartine, i dati che Marco Alverace ha fornito, sono invece di una eh, concreta possibilità di agire su quel che c'è. Ecco, quindi su questa immensa riserva. Di, di, di sole e, e di disponibilità, non c'è da cacciare via persone o da abbattere boschi per mettere nel Sahara i, i, diciamo sì, i raccoglitori dell'energia solare. Sarà occasione di un'altra volta, ma forse un minuto e poi so che lei deve partire. Ehm, sì. Soltanto una domanda perché era emersa in qualche conversazione. Ma proprio sintetica la risposta, in questo l'energia delle maree ha un avvenire o no? Tutte queste energie, incluso il nucleare, sono tutte energie che hanno, incluso il vento tra l'altro. Io credo moltissimo nel vento dove c'è vento, ma sono energie che hanno dei costi fisici, quasi meccanici, quindi avevano molto senso quando sussidiavamo l'energia a 1000 euro a megawatt ma col solare a 10 a scendere niente può più competere. Il nucleare costa 100, il nucleare nuovo costa 100, eh, l'energia delle maree costa 200-300, il vento costa 70-80 e, e hanno raggiunto un po' dei limiti fisici, le paleoliche oggi sono al limite massimo di eh, trasportabilità su strada. E quindi più grandi non si riescono fisicamente a fare e, e si è raggiunto un po' il massimo. Si continuerà a migliorare chiaramente, ma sono miglioramenti eh, rispetto al pannello solare che è un po' come l'iPhone. Ogni, ogni anno esce la versione un po' più carina, ma ogni 5 anni esce una versione molto migliore e quindi io quando studiavo queste cose 15 anni fa mi dicevano che il massimo teorico di un pannello solare eh, sarebbe stato del 12-13% adesso siamo vicini al 30 e, e i costi sono scesi esponenzialmente poi io credo anche che per arrivare a quel grafico serva tutto quindi se qualcuno mi chiede il nucleare sì serve il nucleare dove, dove si può fare non certo eh, in centro a, a Siena eh, si può, si, si, dove si può fare nucleare, benvenga nucleare, dove c'è il sole, il sole, dove c'è il vento, benvenga mettere i pannelli, i, i, le paleoliche, dove c'è tanta corrente, o tantissime maree, non certo da noi, non ho nulla in contrario a questi progetti, costano sempre meno della corrente elettrica 700 che, che paghiamo oggi, quindi tutto, tutto fa brodo, tutto aiuta. Io se ci fosse un'altra domanda o proprio due minuti, se c'è qualche, forse sì. qualcuno ha una domanda. Ecco, prego. Sì, allora l'idea è di usare la cattura del carbone, si chiama CCS, quindi catturo, trasporto e stocco normalmente il carbonio. Questo le industrie lo stanno già facendo. Nel nostro modello, invece che stoccare il carbonio, io lo catturo e lo riattacco all'idrogeno, quindi faccio un uso circolare del carbonio. Quindi facciamo l'esempio: se portassi domani questo metano all'Ilva a Taranto, dico l'Ilva Taranto per dire una fabbrica, la Basf in Germania, stiamo realmente col nostro progetto TES che vuole essere la Tesla dell'idrogeno, stiamo lavorando eh, proprio concretamente a questo. Eh, la Thyssen oggi compra metano fossile a 300 euro a megawattora, è ben felice di comprare e, e paga poi la tassa sulla CO2, cioè non solo lo compra, ma poi deve pagare altri 100 euro euro a tonnellata per ogni tonnellata di CO2 emessa. La Thyssen è ben felice di comprare da noi il metano sintetico e restituirci il carbonio. Quindi io avrò una nave che va da Willemshaven, che è a nord della Germania, diciamo in Australia, con la CO2 della Thyssen, questa CO2 viene messa insieme all'idrogeno, la nave torna a carica di CH4 sintetico e il ciclo continua così all'infinito. Eh, questo è a costi molto competitivi soprattutto l'enorme vantaggio che non devo cambiare niente devo solo installare sulla ciminiera della Thyssen un, un filtro che cattura la CO2 però non ho tutto il costo dello stoccaggio che è, il, che è gran parte del costo benissimo grazie non so se posso, no. Eh, se no poi il professore per il treno grazie infinite Grazie, Grazie, davvero di Grazie. Cuore. siamo molto grati a Marco Alverà per questa splendida lezione che è anche un po' un sollievo di avvenire, anche un momento. Il programma. Eh, prevedeva la relazione di un altro esperto di energia, premio Balzan, per l'energia stessa, e cioè Jean-Marie Tarascon, che si occupa di una transizione per così dire eh, più corta, che è quella di come eh, usare le batterie fin quando è necessario usarle. Poi dopo eh, verranno questi cambiamenti indicati da Marco Alverà. Eh, purtroppo il professor Tarascon ha dovuto subire un'operazione venerdì del tutto in attesa. Mi ha pregato anzi di portare le sue scuse, noi gli trasmettiamo i nostri auguri e, e quindi diciamo no, ho pensato che sarebbe stato poco corretto farvi venire e non adempiere, diciamo così, al programma. Naturalmente non sono assolutamente competente in, in materia di energia, né potevo anticipare la lezione prevista perché domani i, i, i ragazzi del liceo eh, Canova di Treviso si attendono montale, come annunciato dal titolo, e quindi... Eh, Restava, diciamo, un po' ehm, cor poco corretto ehm, anticipare la lezione stessa. Allora chiedo venia a, a tutti e se dovrò, non dico improvvisare perché sono temi sui quali lavoro da tempo, ma diciamo, cercare di fornire alcuni paradigmi che ci permettano di parlare dell'essenziale in maniera essenziale. Cioè una delle contraddizioni che c'è spesso quando si, eh, si evocano questi problemi è che ci accorgiamo che non abbiamo un linguaggio adeguato. Un po' perché il tema è nato con la cultura eh, medievale essenzialmente, si è sviluppato con la neoscolastica, è rimasto... Sostanzialmente nella filosofia, quindi usarlo ora per un, un tema come questo eh, richiede molte cautele e precauzioni di linguaggio per evitare di farne un passepartout inaffidabile. E questa è anche la ragione, lo diciamo nel seminario, per la quale ho rinunciato a parlare o a far parlare, meglio io non ne sono in grado dell'essenziale dell eh, nelle discipline che hanno avuto più durata senza discontinuità e cioè sono le essenze della farmacopea o dei profumi. Quelli dal tempo dei greci e dei romani eh, hanno avuto una continuità impressionante e oggi ci sono ancora aziende in Europa che eh, producono utili senza soluzione di continuità precisamente perché si occupano di essenze e di profumi, ma non di questo effettivamente eh, vogliamo eh, parlare quando con diciamo serietà e anche con la difficoltà che eh, ci è chiesta dal nostro presente parliamo di essenziale. Quindi eh, nella esposizione spero breve. Di oggi cercherò di mettere in luce alcune aporie e, alcune in, e alcuni principi per definire eh, l'essenziale in maniera pertinente o meno impertinente eh, di quello che siamo abituati a fare. Bisogna partire da quella magnifica. Aporia con cui Dante chiude il De Vulgari Eloquenza, cioè gli chiedono ma allora sto volgare illustre che tu vuoi attribuire agli italiani dov'è? E naturalmente si chiedono, sottinteso a, a Firenze, a Venezia, altrove. E Dante dice ma il volgare illustre che io cerco è come una pantera, di essa sia sentore e profumo. Ma non si sa dove si trova. Ecco, cioè è, è, è questa aporia fondamentale che noi dobbiamo affrontare. E aggiungerei, qualche secolo dopo, eh, l'osservazione di Pascal. Questo per mettere dei cave, per non essere troppo ottimisti. Pascal dice: Noi non cerchiamo mai le cose, ma la ricerca delle cose. E dunque, in un certo senso, lo dico anche perché abbiamo ancora altre giornate davanti, amiamo dunque più la ricerca dell'essenziale che la presa dell'essenziale stesso. Cioè, c'è evidentemente una certa euforia, lo dico anche per i giovani ricercatori che sono qui, di non farci troppe illusioni, nel senso che è evidente che con, una, diciamo così, con un obiettivo così alto si stimola più la ricerca dell'essenziale che l'essenziale stesso. La cosa è ancora, più, diciamo così, è ancora più acuta, adesso non voglio fare una lezione su Pascal, però almeno questo vorrei segnalarvi. Perché le edizioni moderne delle pensée occultano questa frase, che deve essere probabilmente uno di quei pezzettini di carta sui quali Pascal annotava i suoi pensieri o gli appunti che avrebbe dovuto sviluppare, eh, aggiunge una frase, un commento che troviamo solo nell'edizione di Port Royal, cioè la prima edizione delle Pensée, quella voluta, costruita, diciamo la verità, dai suoi amici giansenisti di Port Royal, si capisce che non è l'edizione filologica delle Pensée che del resto è impossibile, ma è quella più vicina al modo o al dialogo quantomeno che, eh, che Pascal instaurava. Con Arnaud e gli altri amici di Porvoyard. Dice che normalmente si immagina eh, che la vera beatitudine è subito dopo quello che vi ho letto, sia nel denaro che si può guadagnare o nella lepre che si rincorre, di cui si va a caccia perché non si vorrebbe che essa sia a noi offerta. Quindi questo commento che poi sparisce ci aiuta a comprendere eh, quella aporia che vi dicevo, cioè che noi amiamo più la ricerca della cosa che la presa sulla cosa stessa, esattamente come quando si va a caccia di una lepre si ama più la caccia che non la presa perché altrimenti il gioco finisce. Allora dobbiamo essere attenti, lo dico anche per me, scusate il termine, a deeroicizzare l'essenziale. È una bellissima parola, dietro di, dietro di noi possiamo immaginare tanti bei concetti, ma stiamo attenti perché in realtà rendendo sempre più raffinata eh, l'idea di essenziale ci condanniamo, come Pascal ha immediatamente visto, ad andare più a caccia che non a cercare veramente la presa, la quale poi è quella che è, cioè la lepre può anche non essere eh, bella, poteva anche essere magra o malata. E eh, egli dunque eh, ci costringe a ripensare un poco a questo intervallo della ricerca che c'è tra l'idea di essenziale e la presa, per così dire, dell'essenziale. Questo intervallo è coperto quasi sempre, almeno nelle nostre arti sermocinali, cioè quelle dei discorsi, dal fatto che noi ci obblighiamo, ci costringiamo, ma siamo anche necessitati, ogni operazione di parola è di questo genere, eh, con il dover circoscrivere la descrizione dell'essenziale. Io posso anche non circoscrivere un concetto se il concetto è di tipo eh, ondivago, cioè per esempio mettiamo che io debba... Calvino, di cui Gabriele ci parlerà, è così. Se io devo descrivere un'onda, come inizia Palomaro, se devo descrivere le nuvole, sono autorizzato a una descrizione non circoscritta, perché ovviamente queste si modificano, ma se io devo descrivere l'essenziale, sono obbligato a circoscrivere il discorso di con, cui, con cui ne parlo. Allora è importante credo andrebbe fatto per tutte le nostre operazioni di definizione ma sono obbligato a come dire circoscrivere la descrizione con cui voglio parlare dell'essenziale ora descrizione che sembra un elemento facile da definire è invece molto complicato prendo il dizionario che secondo me per quelli che ho consultato è più ricco e cioè è il dizionario di Félix Gaffiot, dizionario illustrato latino-francese del 1934, dove egli eh, individua nella storia dal latino alla nostra contemporaneità quattro significati di descrizione. Quello più antico e che è anche quello fondamentale, diciamo, nella pedagogia scolastica, è quello di trascrivere, copiare. Ricopiami quello della manuense medievale. La prima descrizione è copiare all'identico, che abbiamo totalmente dimenticato. Ecco perché anche la nostra società non sa più fare i verbali, non sa... perché non sappiamo più ricopiare all'identico. Il secondo è quello descrivere, disegnare. In quasi tutte le vite dei pittori c'è sempre un aneddoto dove la miglior descrizione, pensate a Leonardo che è proprio l'esemplare massimo, è sempre un disegnare perfetto. Leonardo stesso, se voi pensate, i frammenti sull'anatomia, è un passaggio magnifico dalla diciamo così dalla descrizione al disegno. La sua descrizione è un disegno e il disegno che gli fa dell'anatomia, dell dell soprattutto dei muscoli e delle vene, è direi l'equivalente delle parole con cui l'aveva descritto. Il terzo, che è l'unico che è rimasto diciamo, nell'uso corrente, è quello invece di descrivere come esporre. Descrivimi la tua, la tua gita, descrivimi la tua domenica, descrivimi le tue vacanze. In realtà non è veramente una descrizione nei sensi che abbiamo detto sin qui, ma è una esposizione di fatti che la memoria ha raccolto, quindi anche dei fatti che sono stati seriati da un altro organo, per così dire. Quindi è già imperfetto così. E infine l'ultimo, che è quello su cui vorrei soffermarmi, eh, nel Gaffiò dice, tra, eh, ne, descrivere cioè delimitare e determinare. Questo sì che implica una responsabilità e ci porta molto vicini al discorso sull'essenziale. Perché descrivere non è un gesto neutro ma è una selezione di tratti pertinenti. Io devo nel magma delle cose che accadono, questa è proprio un, una prima igiene mentale per così dire, devo nel magma delle cose che accadono, nei fenomeni transeunti, nella labilità di, di ciò che riesco a trattenere, a memorizzare, eh, selezionare, quindi delimitare, e delimitare determinando. Qui non ho tempo di leggervi, ma ci sono degli esempi splendidi da Cicerone dove eh, proprio si vede con, con chiarezza che eh, il descrivere è delimitare per determinare. Determinare, per descrivere per esempio eh, i confini, questo è sempre un termine eh, che ha assillato i romani fino a Giustiniano: descrivere i confini di un ager, di un campo, per diciamo così, determinarne la proprietà. Ci sono degli esempi molto belli, anche, mettiamo che ci sia un albero su una su un confine e naturalmente l'albero ha delle fronde, le fronde producono delle mele, e bisogna calcolare dove cadono per sapere, per determinare di chi è la proprietà. Ora da questo punto di vista eh, siamo già mh, nella strada che ci porta all'essenziale che è anche una via di selezione, cioè se io delimito non c'è descrizione vera senza una delimitazione. Calvino lo dice anche in maniera molto autocritica quando Marco Polo parla a Kublai Khan: dice, a forza di delimitare, avrai alla fine e di piallare questo tassello, esso si ridurrà talmente che alla fine il suo centro sarà il nulla. Ecco, insomma, dobbiamo sapere che delimitare per poter determinare ha come contropartita eh, ha come contropartita il fatto che sottraiamo è un'operazione in parte di sottrazione per raggiungere come diremo tra poco la chiarezza. Dunque descrivere è delimitare, circoscrivere, reperire tratti di pertinenza ben più che imitare con le parole un oggetto. Anche qui bisogna essere attenti perché rinunciare del tutto al fatto che le parole possano, eh, diciamo così, cogliere un oggetto alla fine ci porta a quella scissione tra parola e rappresentazione logica che è stata un po' la crisi del Novecento per cui la parola è andata per conto suo ne vedremo domani un esempio e diciamo la logica si è talmente formalizzata che ogni oggetto è sostanzialmente impuro perché è molto più facile ragionare dei concetti con delle formule in greco ekphrasis, descrivere, descrizione significa diciamo così, raccontare esattamente. Quindi non si tratta totalmente di rinunciare all'oggetto, ma di arrivare a una certa esattezza nella descrizione. Ci sarebbero molti esempi da fare, per esempio Xavier de Mestre nel ventesimo capitolo del suo viaggio intorno alla Camera porta il lettore e tra l'altro è un viaggio non, non eh, diciamo finto era proprio in quarantena a Torino e quindi è costretto a darsi degli strumenti di distrazione fa questo viaggio intorno alla, alla sua camera e dice vorrei portare il lettore a conoscere eh, la mia camera che è tutta piena di incisioni e eh, di eh, quadri che la belliscono, ma mi è impossibile spiegare chiaramente un quadro altrettanto quale eh, fare un ritratto da una descrizione, cioè mette in sostanza di fronte alla impossibilità di arrivare a una pertinenza se si vuole mantenere l'esattezza. Allora verrebbe voglia di dire con eh, la Zimborska, poetessa eh, polacca del, no del secolo scorso, che la vera descrizione è ciò che sa effettivamente eliminare. È una poesia che termina così, tutto ciò che non è quinto come sesto eliminalo. Tutto ciò che non è quarto come quinto eliminalo, tutto ciò che non è terzo come quarto verrà eliminato. Il gioco è anche quello del ritmo della, della parola, però c'è il fatto che per arrivare all'essenziale occorre eliminare tratti non pertinenti. Non è, diciamo così, eh, un gioco di pura eliminazione. In realtà il Settecento, che è una, diciamo, una società che mira alla trasparenza dei lumi, aveva trovato una formula per evitare l'impasse descritta da Xavier de Mestre e cioè che al gusto della precisione, tra l'altro praecidere vuol dire tagliare tutto intorno per tenere soltanto appunto i tratti pertinenti, bisogna aggiungere, e questo per me è, stavo per dire essenziale, direi è primario per definire l'essenziale, un altro gusto che oggi si è un po' perso per la chiarezza e la trasparenza. Cioè, L'essenziale, poiché deve toccare l'essenza, deve essere chiaro e trasparente. Altrimenti se ha delle opacità, se ha delle ombre, se ha delle rugosità, non può arrivare a dire qual è il proprio centro. Un apparato concettuale ricco e semplice ad un tempo c'è fornito, vi segnalo quest'autore che oggi è completamente dimenticato purtroppo, è Johann Heinrich Svogmey, lo pronuncio così perché in realtà la sua fortuna è dovuta, erano i tempi di Federico di Prussia, e quindi assoluta il fatto è che è un tedesco che però scrive in francese. E vi leggo soltanto alcuni dei suoi titoli, uno mirabile che non posso citare, leggervi qui è saggio sulla perfezione e se sulla perfezione ci sarebbe molto da, da discutere anche veniva fuori dal discorso di ieri di Luigino Bruni eh, che rapporto ha l'essenziale con la perfezione secondo una, una, una certa teoria potremmo dire che Tanto più una cosa è essenziale, più ho un concetto, più è perfetto. Secondo un altro sarebbe esattamente il contrario. Più è perfetto, più in latino è morto. Cioè l'essenzialità potrebbe non essere nella perfezione. Ve lo dico perché è importante un po' stare attenti su una dialettica dei concetti. Non, facciamoci una, diciamo, non costruiamoci un ottimismo concettuale. Non è detto, almeno così penso io, che essenza, essenzialità e perfezione coincidono. Poi ha scritto un altro libro magnifico che è, ma anche pedagogicamente andrebbe letto nelle università, Le Triomphe de l'évidence, il trionfo dell'evidenza, e infine... Questo testo, da cui estraggo la citazione, perché qui la parola essenziale è proprio all'inizio, principi elementari di belle lettere. Berlino 1759, Amsterdam 1763, via via Parigi poco dopo, è un libro che è circolato molto nel Settecento. Tradotto anche in inglese nel 65 e in italiano a Napoli nel 1767 e Venezia nel 1805. Dobbiamo stare attenti a questa circolazione europea. Allora, traduco dal suo francese la, la definizione basilare. Le qualità essenziali di una descrizione sono la brevità la chiarezza e la verissimiglianza. Verrebbe da dire poi, leggendo Calvino, Nil Ni Novi sub sole, cioè è proprio una petizione di questo illuminismo. Che cos'è? La chiarezza e la brevità sono concetti, soprattutto la brevità, il sì, laconismo, che vengono dalla cultura e dalla tradizione classica. Così naturalmente la chiarezza, perché già Cicerone se la prendeva con l'asianismo dei sofisti, questi vi riempiono la testa di parole e di concetti vuoti. Ma è molto interessante quello che gli dice a proposito della verissimilianza. La verissimilianza, cioè ciò che più assomiglia al vero, è la riunione dei tratti che si trovano ordinariamente nella verità. La verissimilianza è una specie di selezione di tratti per avvicinarci all'idea di eh, verità. Tuttavia, nel procedere di questa eh, esemplificazione egli ci dice eh, questa è eh, piuttosto varrebbe la pena di, di eh, meditarlo. La, la chiarezza è la qualità di ciò che è capace di essere a sé sufficiente. Un discorso capable de se suffire, cioè di essere autosufficienti nella propria essenzialità, un po' come le scocche autoportanti delle auto. Cioè non hai bisogno di sostenere un elemento perché si autosostiene. Questo sarebbe il criterio per, eh, per Formé di eh, questa essenzialità che è tale se, lo non ha se non ha bisogno di altro per essere definita e quindi, come citavo ieri per Pascal, è tutta racchiusa in se stessa con i limiti anche già ieri, perché una cosa è tutta chiusa in se stessa, io non posso declinarla, però anche lui arriva a questo, cioè uno dei caratteri dell'essenzialità è la capacità, come dire, di se suffire, di essere autosufficiente. Dunque si tratta di arrivare a una maniera di rappresentare le cose, di definire i concetti in modo che non abbiano bisogno di una ricorsività all'indietro o in avanti per essere definiti, ma qui dice con una straordinaria lucidità la netteté des idées, la liaison et la justesse dans les raisonnements. La nettezza nelle idee e il legame, vale a dire la coerenza e la giustezza dei ragionamenti. Ecco, vorrei soffermarvi soltanto un istante su questo eh, elemento della nettezza, perché anche in italiano ha un doppio significato, cioè la nettezza è ciò che è ben circoscritto e delimitato, anche nel linguaggio ordinario, è stato netto con me, devi fare questo. Ma anche, ed è in tutte le lingue neolatine, cioè che descendono dal latino, la nettezza è anche la pulizia. Una cosa che è netta è che ha eliminato da sé o non ha del tutto lo sporco, l'incrostazione della polvere o del sudicio. E questa nettezza è anche simile alla sua giustezza perché, ecco qua il, la conclusione, una prova, mettiamo una prova intorno all'elemento all che qui ci trattiene, tra cioè l'essenziale, una tr prova troppo esibita si affievolisce e se troppo serrata si oscura. Quindi bisogna trovare giust quel giusto equilibrio tra nettezza, proprietà, precisione. Terzo punto, mi avvio all'ultima parte. Eh, come facciamo allora per ottenere questo? E qui è la parte più difficile, che io non dimostro perché non saprei farlo, ma però vi sottopongo, e cioè. Ciò che è stato fatto sin qui nelle arti della parola, dalle, diciamo, dalle persone, dagli scrittori, dai filosofi più attenti, la tentazione è stata quella di isolare l'oggetto per renderlo essenziale. Cioè eh, l'essenzialità in, in questo quadro sarebbe la nettezza. La nettezza di un principio individuato. Io non, non basta che io individui un principio, ma che io lo renda, diciamo sì, netto, quindi ben precisato e trasparente. Una eh, avanguardia del XX secolo per molti aspetti pensata come, diciamo, poco verissimile o poco attenta. Mh, non fiduciosa sul verissimile, cioè il surrealismo, ha in realtà affidato all'oggetto un ruolo assoluto che, diciamo così, dovrebbe rappresentare l'essenziale. Lo cito da uno che aveva conosciuto e amato i surrealisti, e cioè Ungaretti. La vita per noi non era altro che oggettività non fosse che il primo oggetto venuto, o meglio, la concentrazione nell'istante di un oggetto che diveniva smisurato. La concentrazione nell'istante di un oggetto che diveniva smisurato. Credo che qui naturalmente Ungaretti si riferisse alle discussioni avute con Picasso, con Supo e con... Eh, e con anche Reverdi. L'eternità abbacinava l'istante. È uno dei problemi, questo è veramente uno dei problemi già medievali della essenzialità. Perché se l'essenzialità è transeunte non è mai essenziale, ma noi non possiamo dire nulla dell'eternità quindi, qui il surrealismo riprende veramente un grande concetto medievale. L'eternità abbacinava l'istante. Cioè, c'è bisogno, per così dire, per poterlo comprendere, che ci sia una petizione di eternità che eh, eh, diciamo così fissa l'istante. Non conoscerò più. E qui, certamente, è Picasso: non conoscere più altrettanta soggezione e neppure quella libertà così veritiera di uno specchio costante. In un certo senso, come dicevo ieri, l'essenziale sarebbe ciò che non ha più bisogno di altri corollari e quindi in un certo senso una specie di rispecchiamento ad infinitum. Allora in un certo senso se noi prendiamo questo come una delle riflessioni tra, mettiamo, 20 e 30 del Novecento più, ehm, diciamo, più, più forti per arrivare all'essenzialità, lo dico in altri termini. Michel Butor ha scritto un libro molto bello che è... Le mode dans la peinture, le parole nella pittura. E eh, si è soffermato in un piccolo paragrafo, ma esemplare di una trentina di righe, sul fatto: ma perché a partire da un certo momento, cioè dal momento in cui finisce il culto dell'icona e inizia la pittura del tempo, i pittori e in maniera ossessiva poi Rembrandt... Eh, iscrivono nel proprio autoritratto anno e tatti sue. Questo è il mio autoritratto nell'anno di mia vita X. Pensate all'infinità di autoritratti di Rembrandt. Perché non c'è più la possibilità di, diciamo così, come nell'icona... che essa sia Ungaretti... Il, eh, lo specchio costante di una identità che non ha bisogno di essere raffrontata al tempo. Quindi per poter, almeno il Novecento, per poter arrivare all'essenziale, che era poi uno dei gran, una delle grandi sfide che nasce già a metà dell'Ottocento, che ci sta più a fare la poesia quando è nata? La fotografia, la fotografia obiettivizza, ti dà il ritratto, Nadar vi dà il ritratto di Baudelaire, eccetera, di, di Mallarmé, chi volete, la fotografia obiettivizza, la poesia essenzializza. Questo è proprio stato uno spartiacque decisivo. Ogni tanto leggo dei saggi su, sui poeti di questo Novecento. Che, che veramente mi, mi, mi lasciano costernato, perché è come se non fosse passata questa sfida radicale. Quando c'è un'arte che vi obiettivizza, che ci stanno a fare le altre? E in particolare la poesia. Quindi la poesia ha preso il momento dei surrealisti, è veramente capitale, ha preso su di sé questo dovere di essenzializzare perché altre arti obiettivavano. E allora, da questo punto di vista, uno degli esempi più straordinari di tentativo, vorrei leggervi di più ma il tempo sta passando, quindi ne leggo solo una di citazioni. Chi si è posto il problema più radicale per cercare di rispondere a questo dovere di essenzialità, visto che ci sono altre arti della obiettivazione, è stato Francis Ponge, che ha tutta la vita dedicato, quello è anche il titolo di una sua raccolta, a Le parti pris des choses, il partito preso delle cose. Vale a dire, io mi metto a descrivere un ciotolo, un, un, un fico, che poi è la cosa per Ponge meno descrivibile perché un fico è un frutto, ma è anche un fiore. Il fico è un frutto che non capisci se non è aperto, ma se è aperto è perché sta per cadere, quindi non ha mai una sua sostanzialità per cui lo metti in una natura morta barocca. Ecco, allora eh, Vittorio Sereni ha scritto un libro intero meraviglioso di commento a questa una specie di teoria che non sto qui a, a illustrarvi, di Francis Spong, il quale aveva scritto Commà un fighe pur qua, ma come mai un fico è perché? e perché? vabbè Vi rinvio a questo che è una meraviglia di ricerca dell'essenzialità. Però, per esempio, per darvi il rapporto ecco, di questa idea dell'oggetto che si fa assoluto e facendosi assoluto viene, per così dire, eh, accecato dalla eternità e nel partito preso delle cose la descrizione del pane che diventa mondo cioè diventa così assoluto da assorbire in sé la, eh, il cosmo la purtroppo se volete ve lo leggo in francese perché è molto più bello della mia traduzione ma traduco, via la superficie del pane è meravigliosa a causa, prima di tutto, di questa impressione quasi panoramica che essa offre. Come se si avesse a disposizione, sotto mano, pensate come erano fatte una, una volta le miche, ecco, per dirla in termini dialettali, come se si avesse sotto mano le Alpi e la Cordigliera delle Ande. Cioè, perché tu metti la, 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 la pagnotta, poi eh, ovviamente il levito la fa ingrossare e ingrossando si apre e quindi si apre una cordigliera oppure le Alpi. Così dunque una massa amorfa pronta a eruttare fu introdotta per noi nel forno stellare pensando appunto alla massa di stelle e di galassie, dove poi indurendosi essa si è modellata in vallate creste ondulazioni crepaci. Provate andando a casa a prendere un, una pagnotta e a leggerla in questa forma, cioè dove in sostanza l'oggetto divenga, alla maniera dei surrealisti, assoluto. Quello che appunto Ponge chiama un dispositivo analogico di estensione, dispositivo analogique d'estension, non trova tuttavia il centro nell'oggetto, ma all'interno di noi stessi, in quella specie di crogiolo dell'immaginario che è quella che egli chiama una visione di fastidio, cioè guardare sempre o avere visioni che siano al fastigio, vale a dire allo spartiacque di un tetto, che è il culmine di ciò che vedi, ma è anche la, la, il preannuncio, la proiezione di quello che sta sopra. E il titolo di questa composizione meravigliosa è Il Sole. Eh, fiore a fastigio cioè il, il sole sarebbe un, un elemento così fatto tutti i giorni al fastigio del mondo sale un fiore fastigio il suo splendore cancella eh, il suo gambo che sale tra due occhi della troppo stessa natura per disgiungerne la fronte, poiché la radice è nei nostri cuori, in sostanza noi vediamo ciò che desideriamo vedere e la, ras, la, rasin, la radice di ciò che noi vediamo e ci abbacina è nei nostri cuori. E poi conclude, sarebbe anche una mia quasi conclusione sull'idea di essenziale, propongo a ciascuno di aprire delle trappe interiori. Cioè noi dovremmo crearci dei chiostri interiori di promenade autour de l'essentiel. Senza il quale questo essenziale non si trova. Guardate, poi questo è un poeta del, del Novecento. Je propose à chacun l'ouverture de trappe intérieures». E da questo punto di vista noi arriviamo effettivamente a una essenzialità che vuole ricostruire l'ordine del mondo. Il, il termine poi di questo eh, Parti pris des choses è in realtà eh, il fatto che egli non vuole descrivere, ma voglio creare una cosmogonia. Mm, questo è un desiderio sotterraneo delle avanguardie: eh? un altro che poi ha scritto veramente una cosmogonia. Eh, portatile è eh, eh, no eh, anche lì, che no, tradotto da Calvino, quindi siamo dentro questa, questo bisogno di avere da un lato la nettezza dell'essenziale, ma che però sia non il chiudersi in un oggetto, ma arrivare a una cos cosmogonia. Ultimo punto che giustifica questo è una, una frase eh, di Bonfoy che sto eh, per leggervi e che in sostanza ci dice, Calvino l'ho già citato, eh, comprenderanno gli artisti che la forma vivente non sono le parti che si ricompongono in armonie, queste nuovamente della esteriorità, ma ciò che, si, ciò che risale. Qui sono obbligato a leggervelo in francese: Ce qui monte de l'indécomposable. Ecco un altro tratto della essenzialità. Ciò che sale da ciò che non è più ulteriormente divisibile, ma non dice indivisibile, dice undecomposable, cioè che non può essere ulteriormente scomposto, eh, che, che ha raggiunto appunto il, diciamo, il, nucleo, il nucleo della propria essenza. Questo insegnamento che ci viene dallo sguardo dell'altro. E qui bon, eh, ci vorrebbe un corso intero, cioè l'essenzialità non è un'autoriflessione, non è un'autocontemplazione, non è il rinvio dello specchio del lago al volto di Narciso e di Narciso allo, eh, al, alla superficie del lago, ma è invece, e contrariamente, lo sguardo che attraverso l'altro mi viene restituito di me sapranno dunque gli artisti che l'indivisibile trascende il diviso essendo presenza sotto o di fronte l'apparenza qui proprio è una posizione di poetica molto forte il song donc les artistes que l'indivisible transcende le divisé étant présence sulla Ecco, eh, vorrei sottolineare questo punto perché mh, so già insomma, che molto spesso l'essenziale viene, viene come dire, pensato come tale smaterializzando, finché alla fine non rimane più niente, una concettualità vuota. In realtà, no. Bonfoy ci insegna che non solo l'indivisibile trascende tutto ciò che è frammentato, diviso, sbocconcellato, eccetera, frammentato, eccetera, ma che questo essenziale è presenza. Se io prendo un, un essenziale che definisco e che non avrò mai presente, non è essenziale, è co come direbbero. Eh, diciamo così, i greci è, o i latini è una ficzione, è una finzione, una costruzione di immaginario. Ecco, questo è molto importante, è un cave importante. E un ultimissimo, ancora tre minuti, viene da Pascal, cioè scusate, da, da Montaigne. C'è un rischio, evidentemente, che è quello corso dai surrealisti, e cioè che eh, questo eh, essenziale che si, che, che, che si eleva come fastigio dell'indiviso, chiamiamolo così, l'essenziale come fastigio dell'indiviso, è evidente che può diventare un idolo. Io elevo un oggetto indiviso così alto sopra il fastidio che alla fine diventa, e eh sì sarà essenziale, ma diventa un idolo. Questo è stato colto, non viene mai commentato da questo punto di vista, ma va commentato da questo punto di vista, è stato colto da Buñuel, che all'inizio della sua attività era molto fedele al surrealismo. Poi si rende conto che questo rischio c'è e che cosa fa in un chant andalou, proprio una delle primissime scene? Un rasoio taglia in due l'occhio che correva il rischio di elevare a idolo questo oggetto assoluto che diventa idolo. E se poi voi vedete tutto il seguito. Eh, di, della produzione di, eh, di Buñuel è sempre una maniera di prendere un oggetto di isolarlo e poi di liquidarlo per il rischio che diventi assoluto potremmo citare molti esempi ma a mio modo di vedere una lezione straordinaria questo è un cave pur dentro essendo pur, è stato dentro a questo movimento dell'assoluto. Allora quale lezione ci viene da Montaigne per chiudere veramente. Eh, Montaigne dice nella sua grande saggezza, anche egli cercava come tutti gli uomini di questo Cinquecento che sta facendo le somme su quel che rimane dell'umanesimo. Montaigne appunto chiude la propria vita e anche l'ultima edizione degli Esse alla fine del Cinquecento. E Montaigne dice: dobbiamo stare attenti. Che il patrimonio dell'essenziale non è una raccolta di aforismi, come la prima edizione degli esse poteva essere, tutte le citazioni, il florilegio di citazioni raccolte dai latini, ma anche dagli italiani, cita spesso la Riost e così via. E gli dice così che l'essenziale è un naive e essentielle soumission. Scusiamo qui il fatto che io mi pento raramente e che la mia coscienza si contenta troppo di se stessa non come la coscienza di un angelo, quindi nella consapevolezza della propria plenitudine, ma come la coscienza di un uomo. Adeguandomi sempre a questo refrain, a questo adagio, non un adagio di cerimonia cerimoniale, ma a una nativa e essenziale Sottomissione. È impressionante eh, che l'uomo che usa di, di più questo termine lo, lo, lo ponga sotto il segno di una umile sottomissione. L'altro è altro sé, eh, nel libro terzo, capitolo terzo, quindi uno degli ultimi: La mia forma essenziale è propria alla comunicazione, cioè alla società e all'amicizia. Montaigne qui rovescia completamente l'idea narcisistica, quella dello specchio, di una essenzialità fatta per esclusione, sottrazione e eh, elevazione a idolo. No, dice, la mia forma essenziale è propria e disposta e adeguata alla comunicazione, cioè alla società e all'amicizia. Quindi in questo senso io credo che occorra davvero prendere la, la lezione che ci viene da questa straordinaria tradizione che eh, va diciamo da Montaigne e Pascal che è stato grande lettore di Montaigne fino a, a questa eh, lettura contemporanea eh, fatta mettiamo da, da eh, Ponge, da Queneau e da Buñuel sull'eredità seria del surrealismo per eh, interrogarci su una essenzialità che è uno, non bisogna rinunciare al fastidio sul crinale, eh, una essenzialità che è sempre sul crinale. Due, che è però anche reperibile soltanto nel chiostro interno, come diceva Agostino ripetuto da Petrarca, nel, nostro, nel chiostro interno della nostra coscienza, ma che tre non è il, come dire eh, il laghetto di Narciso, ma è una nativa. È essenziale sottomissione a che cosa? A quello che Montaigne considera l'unica cosa credibile della società umana e cioè quelle leggi che vengono dagli usi condivisi. La miglior legge, dice Montaigne, è un uso condiviso. Pascale è ancora più radicale, l'ho letto ieri. Eh, eh, ci dice soltanto che quando noi pensiamo una legge. Pensiamo all'immaginario che noi abbiamo di una legge. Non ho mai visto una critica più radicale, anche più radicale di quella di Benjamin che dice che la violenza, Gewalt, eh, eh, a forza di esprimersi e di imporsi diventa poi legge. E questa è una critica forte, radicale, ma è più radicale ancora quella di Pascal. Per evitare questo, per evitare questo Montaigne si ferma molto umilmente a un elemento che possiamo anche noi condividere, cioè che la miglior sottomissione è agli usi condivisi di una comunità. Saranno giusti, non saranno giusti, saranno verità, non saranno verità, però sono usi condivisi, quindi creano una sorta di, di, di placet reciproco nella comunità. Permane naturalmente, con questo davvero chiudo l'istanza medievale. Non è detto che un uso condiviso sia l'essenza e men che mai, forse, l'essenza della verità. Quindi ritorniamo a quello che i giuristi chiamano l'aspetto, il nucleo imprescrittibile che non è soggetto a legiferazione. Questo è un un punto capitale se anche una maggioranza del 98-99% determinasse che l'uomo può essere ucciso liberamente da chi passa per strada il carattere imprescrittibile dei diritti fondamentali impedisce di dire che questo sia cosa giusta quindi c'è il limite della imprescri imprescrittibilità alla come dire, la predicazione universale di questo principio di Montaigne, però è anche l'unico che, abbi che abbiamo veramente a disposizione, cioè è già una buona cosa che l'essenziale e ingenua sottomissione a ciò che è più condiviso dalla società umana sia già una buona maniera di pensare l'essenziale. Vi ringrazio, vi chiedo scusa, sarebbe stato meglio ascoltare Jean-Marie Tarascon. Ma insomma, eh, il suo essenziale ci verrà offerto in termini veramente di prodotto non inquinante, quindi ne potremo beneficiare. Grazie a tutti, ci rivediamo domani sempre e quindi sempre.